giovane. Non so, più tu figura da... di merda di meno la puoi fare. No, appunto, appunto. Viene che aspetta, ma a me penso che se prova a fare un tiro in porta mi parta la gamba, la scarpa e tutto appresso. Signori, 100 tiri challenge di Antonio Picci, uno dei più nazisti dell'epoca italiana degli anni 2000. Pazzesco. Non credo, raga. No, dopo ci no, dopo Marzo dobbiamo cercare i video. Devi sapere che ci sono tutti c'è stato tipo una rivolta fascista in Italia gigante. E... ma davvero? No, no, sono serio. Cioè, è un... ma frate, tipo, io ho visto le foto, i video non l'ho visti. Ma le foto, cioè, se tu le prendi, le metti in bianco e nero e gli metti un po' di grana sopra, non le riconosci. No, è il discorso. Non le riconosci, no, ti giuro, è letteralmente. A Roma, ah, benissimo, ottimo. Bene. Strano, strano. Oh, oh, come non posso credi? Mi voleva quel, conoscere quel Pinocchio, sì. Lui dice una marea di cazzate. Chi? Dice, quel Pinocchio, sì. Dice una marea di bugie lui. C'ha un naso lunghissimo. Sì, un bugiardo lui. Sa, sì, bentornato. Grazie per l'anno. Bentornato. La challenge dei 100 tiri. E dopo l'incredibile successo della 100 tiri. Chi è Marzo? Dai, lo riconosci. Specialmente la 100 Piccinini. Tiri challenge. Girone B. Devo che vada a prendere l'acqua. ZV Jackson avrà il compito di chiamare nuovi calciatori. Ma quale rivolta? Era una, una commemorazione. Ah, ok, chiedo venia, chiedo venia. Non un in più, non un chiedo io venia, vincere vinceremo, anzi, scusa, italiani. Realizzativa. E alla fine dell'anno riuscirà ad avere una classifica generale con tutte le percentuali. Non si vede il maestro, non si deve vedere maestro. Stiamo a reaccare. Riuscirà a superare il record di 51 gol. Lo scoprirete insieme piano piano. E scrivete un commento al carissimo ZV. Chi vorreste come partecipante? Guarda fuori. No, guardo fuori quando vengo a voi. Finalmente. Ma qua la guardo bene. Eccoci qua. Oh, chi sono, Robert Lewandowski. Alla 100. Ma è vero. Lodigiani! Lodigiani! Porco Dio! Ok, allora già iniziamo con una base. Lodigiani, signori, è top 3 scuole calcio romane. Lodigiani, Tor Tre Teste e Tor De Quinto, mi ricordo. Boh, non c'ho. In più attesa, alla prima 100 tiri del 2024, ragazzi. Abbiamo terminato il 2023 andando a vedere... giocatori incredibili, ex professionisti e professionisti con mezzi attività, ma nel 2024 bianco dobbiamo provare no, a superare il record bianco neve, di 51 magari. Totale di bianco di 49 strano. Di CR Spera del girone B. E quest'oggi, oddio, accanto guardalo, a me... Guardalo, eh sì, è il Ragnar verticale, Ragnar che sta in mezzo a loro due, si, fa una marea di cazzate oggi. Di norma, quando invece sta dietro a ZV gioca bene, quando cammina in orizzontale così, destra un po' così e così, alle volte fa dei miracoli, alle volte fa delle cazzate. Ma se questo è uno forte, deve giocare bene per forza, se no è arrivato in Serie B sto Pischello, hanno detto in chat, quindi... E l'onore di avere Antonio... Vigor, è vero, Vigor per conti, Antonio, madonna. Grazie per l'invito, un saluto a tutti quanti. Sono felicissimo. Ma questo è un fratello pugliese. Avanti qui con me. Finalmente iniziamo il 2024 puntando al record. Lo vedo carico. Vedi? Grande concentrazione, clima di tensione. Oddio, Marzo, sei sarà te. Una grande sfida sicuramente. Allora, io quando magari già per provare a superare non il è record. Ammazza. Beh, bellezza, perdona. No, vabbè, ok, allora, magari, però a livello calcistico credo. Una media di 25 è proprio parete, mio fratello. Pira cioè, in aria, qui fuori, quindi speriamo, però ripeto, sono No, aspetta, scusa, Versal non lo puoi dire. Sto coglione ha giocato nel mio paese è arrivato in sovrappeso manco Hazard al Real. Non è una cosa carina da dire a prescindere. Magari ci ha avuto dei problemi o semplicemente, che ne so, aveva già mollato. Niare lecito, io ci credo fortemente. Imbecille, c'è ancora un cazzo che ti ha scopato la madre. Anche come è l'attività ancora? Dove gioca? Sto molto da fare, so. Got League, sì, Instagram, sì. Quindi sei proprio ma l'attività non vuol dire che gioca la Got League, no? Tutti noi. Dai. Devo presentare il portiere. Ma troppo concentrato. Signori, il ragno in attività. Allora mi dite motivato. Alla Lodigiani. No, gioca alla Lodigiani proprio in attività. Vabbè, però in attività non so quanti anni c'ha, avrà 35 anni, mi sembra. Portami un attaccante, ti porto il 9 per eccellenza. Le tenebre arrivano anche nel 2024. Ci si cazzi. Benvenuti. Parli a frasi, rincoglionito. Questa volta allora, potremmo andare a infrangere il record. Ero in decrescenza, nel senso ho fatto 40 dose, 34 dadda, 34 con sonu, 30 oddo, 22.
Se ti può interessare, Riccardo Dosa ha fatto 40 gol e Kossonu, terzino destro che vale 38 milioni del Bayer Leverkusen, primo in Bundesliga 34. Come 34? Sì, 34, 34. Vabbè, terzino, ci sta, ci può stare. Vai, terzini tira, no? Vabbè, gioca al cielo e gli spara 90. Questa è ora, ragazzi, in discesa, però anno nuovo, vediamo. Quanti ne fa? Dillo qua davanti a me. 52, dai. 52 più Deva Scardelli. Non so, vediamo. Spero che comunque le mie gambe reggano prima di tutto. Se reggono 52 le mie gambe, sono tanti. 52 record. 51 è il record proprio di sempre di Moscardelli. Attenzione, 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 signori. Beh, il Mosca è fortissimo. Buonasera, Mosca. Iniziamo. Tripi, non ci posso credere. Allora, grazie, ragazzi, per i 9 mesi. Iniziare... L'hai visto? No, chi è? Guardalo. Aspetta. Allora, ragazzi, prima di... Eccolo! Preciso! Vedi, si inizia! Si manda avanti questa apologia al fascismo, che schifo! Ma no, no, ma che schifo, infatti che schifo! Ma dopo lo andiamo nel caso a... anche a segnalare questo video di merda. Ma è un giovincello, vero, ZV? ZV, sì, c'ha tipo 23 anni, ma ormai... Mi raccomando, siamo nel 2024... Vuole arrivare a milione di vedere, figurate come ormai te sbagli. Ci manca pochissimo per il migliore. Eccolo! Vabbè, lo fa. Il tendono, spesso. Dovremmo raggiungere, però, mi raccomando, controllate se non siete iscritti, cliccate, ci mettete 3 secondi, certo. E soprattutto più del 60% praticamente guarda i video. Ma senza essere iscritti. Ma che pezzi di merda. Quindi se guardate siete, regolarmente i video, di non merda. Vi possono iscrivervi. Iniziamo il 2024 al meglio. Altra cosa, qui ho un sono buco. Solo molto... Come un buco? Che... Sì. Hanno accordellato. C'è un barese accanto, ci sta che c'è un buco. Non c'entra proprio niente. Non c'entra minimamente nulla. È la fidelizzazione, voglio dire, Marzo, alla fine della fiera, se tutti mo ci giftassero un sub, quelli che non hanno mai giftato un sub, saremmo, svorteremmo. No, ma secondo me il punto è solo che adesso, ZV, che tu non lo puoi sapere, patatone patatuso... Adesso i video vengono consigliati molto bene da YouTube, quando invece una volta non esisteva, quindi una volta ti dovevi iscrivere per non perdere il video, mentre mo ti escono in home page pure se non li vuoi. Ci sta! È solo per quello che si fanno meno iscritti, però è molto bravo. Ci posso sta! Senti Marzo, ma... Se autopassiamo, mi dà fastidio che ti sento parlare senza che ti vedo, mi urta. Anche perché per il gioco di dopo poi è una hit da fare. Ma qual è il gioco che mi hai regalato al volo? Qual è il gioco? Dici qual è il miglior gioco di sempre? Mini Sports. No, oddio, Mini Sports però mi sa una roba tipo di... Io l'ho fatto con Gianco Estremo l'altro giorno. Io ti posso giurare che sarà un gioco che nei tornei 1v1... Quante porco Dio di cose ci hai aperte! Sarà un gioco che non ti scollerai più. Tutte le volte che sarai da solo dirai di fare quello. Addirittura? Ti piacerà, sono sicuro. E dove ti metto a te? Che l'hai fatto? Non in alto a destra. Con Gianco. Chi? Non lo conosci? No. Ragazzi, siamo vicini alle 53.000 sub. Grazie davvero. Che supporto strepitoso. Sì, mettimi tipo sotto in basso a sinistra, Marzo. Okay. Al volo. Scusate, raga, così almeno ci vediamo tutti e due. Certo, è un po' fastidioso a livello di video perché occupiamo un po' di spazio. Già il maestro ha detto. Cos'è il pallone d'oro dei ragazzi? Niente, è che mi volevo masturbare. Che è? No, no, perché c'è un Piscello che è fortissimo, gioca veramente strepitoso. Allora, maestro, mettiamo qui. No, regà, ma che? A frate, io l'ho detto, sono un fanboy di... Andy, grazie di 26. Marzo, ma perché mi si vede col tuo link io? Ah no, perché ho preso il mio. No, è via del mio. Sì, ho preso quello che ho automandato io. Ho sbagliato. No, no, ma non tengo così, regà, non ha molto senso, onestamente. Cioè, è illogica anche come... Come roba. Eccolo, il re dei maestri. Pazzesco. Ma che eleganza è? È pazzesco. Oh, ma che è? Anzi, sei pure inculato nella lavatrice, sta cazzo di felpa. Sì, che felpa è? No, roba di Asos del cazzo, non... Oh, roba di Asos e del cazzo non sta mai bene nella stessa frase. Sempre perfetta. Oh, grazie per questo treno pazzesco. Grazie, ragazzi. Andiamo avanti. Quest'anno torno, Quest'anno torno. A breve tornerò in campo. È lui, con perché qualcosina saluto. Qua di fianco a me. Adesso andiamo in cabina di regia. Perché oddio, capitano della Playweb. Si è portato qualche amico per provare a superare il record. Andiamo a vedere. Il Loco Picci.
Mamma mia, Manfredi. Sto la testa fucina. Di cazzo. Sto succhia, minchia. Ma chi è poi? Giumbo Drillo? E l'altro a sinistra, raga, non lo vedete. Zachigno. È Zachigno. Io credo assomiglia a Zachigno, ma non sia Zachigno. Girone P49. Chi è? Di chi è? CR Spera. Oh, se Picci fa meno gol di CR Spera, io lo caccio dalla fucina. No! Ma cacciato, no, perché ne ha fatto un gol. Ragazzi, pronostico? Mi sa che CR Spera ne ha fatto una fracca. Sì, 49. Anto! 60, 55, 50. Ma loro... Madonna, frate, ma gli stanno da altissimi, stanno a sparare. Oh. Ma sapete che è un fenomeno, La mia squadra, la mia scuderia. Bisogna tirare acqua al proprio mulino. Allora ci siamo, ragno? Dai. A parte subito. È uno. Non bisogna avere fretta. Dai. Che cazzo le bolide era, Marzano? Questo è un potere di Tokyo 2020. Quando è troppo centrale non puoi mai pararlo. Ma perché si è buttato, prima? Sì. Cioè si è buttato, ha scelto l'angolo prima perché aveva paura della potenza del tiro. Va bene, era un bel ci tiro sta, però. Ci sta, il maestro spiega le mosse di Ragnar. Finalmente fretta, qualcuno che le spiega. C'è un secondo come... Questo è un fucilone, questa la prendi col cazzo. Considera che chi tira di potenza, frate, fa una sbarca di gol a Ragnar. È proprio quella la cosa. Quindi se questo tira tutto... Era il replay di un altro video. Di un altro tiro. Palo, non è gol. Palo, non è gol. Primo palo, non è gol del 2024. Eccolo. Quarto tiro. Cocci. Calma, bomber, calma. Bella. Respira. Ancora in movimento, va. Bello! Che come cazzo la parava questa? Porca si poteva miseria. Prendere, no, Marzo, non è vero, sì, che pensa di... Sta angolando troppo, non serve. Strozzata! Siamo a tre. Dobbiamo fare due o tre di fila. Siamo a tre. Più che altro sta a tirare palla in movimento. Non la mette mai per terra. Se, appena inizia a mettere la palla ferma e tira da fermo, fa 8 gol alla stecca. Boh, secondo me segni di più in movimento, perché capisce meno il movimento il portiere, no? Così e così, in realtà. Non curare! Madò, l'ha bucato! Dai, così! Vai, loco! Primo giro, 4 gol. Allora, Anto, primo giro, 4 su 10. Era forte, già, era forte il tiro, era forte. Sì, per essere comunque il primo giro, devi capire la challenge, io, tutto quanto. Bisogna capire un po' le dinamiche. Lui è stato ben tornato, Leclerc, grazie. Devo cercare di riuscire a beccare sempre la porta, quindi se è bravo anche lui a parare, come è stato bravo in 2-3 circostanze, deve andare così. Siamo partiti. Te lo aspettavi che... Potentissimo. Te lo aspettavi che tirasse quel pallone in movimento? Sì. Un pelo, l'ha chiesto. Moscarelli come tirava in movimento. Ripeto, io cerco. Tu guarda Marzo, tu guarda la pelle di Ragnar. Guarda la è pelle un po' gialla, di ve? No. Guarda in questa. Poi appena cambia la... I migliori con Moscarelli, cerco di imparare da loro. E devo dire che lui veramente... C'è una color correction alla Agony, forse del 2016. Tira fortissimo. Più forte di tutti o a che livello? Quasi Mosca. Eccolo qui. Allora andiamo ad analizzare. È bianco, viola e ha delle sfumature autunnali. Sì, il giallo... Porco Dio. Però raga, barba gli è ricresciuta. Come ha fatto a farsa a diventare così forta? Sarebbe da fare, lo fa pelato e farlo partì con la montatura degli occhiali del maestro. Guarda che c'è io. Sta. Lo sai che secondo me pure a livello di sguardo state là, siamo carichi, siamo carichi. Una bella signori. Occhio. Guarda il tuo presidente. Che io so scrivere nella mia chat. Lui è il tipo della fiera. Ci andremo vicino. Oh, cagnolone. Siamo a 4 su 10, questo giro è importante. Sì, Sara, lui è il tipo della fiera. È quello che ogni volta scavalca in fiera e è vestito in maniera molto, molto Baldur's Gateiana, anche con queste tuniche praticamente. 4 di fila, ecco, esatto. Ritorna dove vogliamo, no? Bello! Va bene! Ma come cazzo la prendevi? Ma imbecille! Sono forti e angolati. Questo era difficilissimo. Bravo, loco! Ragno. Però che t'ho detto, appena la metteva ferma. E comunque, su un angolo è molto meno bravo dell'altro. Sì, sulla Ragnar, destra di Ragnar. Sulla sua destra di Ragnar è molto più scarsa. Tocca tirare solo là. Però guarda, palla ferma che t'avevo detto e faceva 8 gol. Forse 8 non li fa, però 6 li fa, tipo. Cambiare un po'. Buona parata da futsal. Puttana, vado a prendere. Rampe la GoPro.
Ricordiamoci! Cosimo Pistacchione, Dio, bentornati. Leclerc, grazie per le 10 giftate. Benvenuti a tutti, raga. Thank you. Bella questa, ammazza. Il loco Picci! Senti. Dai, cazzo, andiamo! Dai. Crediamoci! Possiamo scrivere la storia. Ti porto qua il Manfred. Il mafioso! Con il Manfred Cucciolo. Senti. Oh, allora ti dico, ieri ho scritto il dongo. Sono un po' triste perché sto andando a questa sfida da solo. Poi è arrivato un messaggio. Da solo, Roby. Dal mio presidente. Il presidente non ti lascia solo. Abito qua dietro, no, ragazzi. Posto, ve lo faccio notare anche perché sono l'unico arrivato in ritardo. Col cane. Ma scusami, Bomber, onestamente. Io con tutta l'amore del mondo, uno qua giacca Air Dolce Vita, se fossi donna, no. Cioè, veramente, io se fossi è donna. Capotto, poi è un cliché di merda maschile che dice: se fossi donna, darei a tutti, farei a puttana e tutte queste. Però, frate, uno col cappotto. No, cappotto e Dolce Vita, no. Mi dispiace. Forse, guarda, l'unico cappotto e Dolce Vita alla quale darei tutto quello che posso dare a livello corporale è Marco Evan. Però lo usa anche David Beckham, questa cosa. Quindi, alla fine, vuol dire che si può fare. Ciao, grazie per i due. Qualche David Beckham, sì, ma David bene Beckham, pure sborrato, sì, ma David Beckham il Dolce Vita te lo mette col pinguino e te porta il pinguino a livello a quasi a mo' di sportivo e gli sta bene perché è David Beckham. Così sì, no, mi fastidio. Marconi a O, Marconi in Dio, no, Marconi solo Dolce Vita, si mette mai il cappotto col Dolce Vita. Le partite della fucina attenti. A partire dalla Summer. Sì, vabbè, sti cazzi, non è che devo fare sponsor a Got League, dai, per favore, anche perché c'è un po' di soldi in mezzo, quindi... Ah, oh, sì, parlate un altro po', mi raccomando. 40%, vai. 10 su 20, Antonio Giulio Picci. 9 su 20 comunque, non 10 su 20 se non mi sbaglio. Allora, terza manche. Doppio saluto nazista, un grande. Ah, 10 su 20, è vero. Buono! Bello, il ragno. Oh, oh, come cazzo la prendevi questa? Oh, oh, sì. A rompere la crocca. Che pignatta che gli ha tirato! Popolo! Oggi in realtà sta parendo bene dalla parte, da quella parte. La forte qua, No, 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 questa è impossibile, questa è L2R2 de hamburgerona. Ah, lettata al ragno! Questo è importante, atto il trentesimo! 30. Emozionante, emozionante. Vogliamo fare un'altra serie? Vogliamo fare un'altra serie? Sì. L'emozione, mi sa che è bella questa. Allora, io continuo a dire una cosa. Io, secondo me, qui ho condizionato quelli che partecipano. Perché io ho fatto una lotta per non far intervenire ZW ogni volta, ogni serie. Perché secondo me ti spacca, cioè ti taglia in due la cosa. Tu stai a tirarsi a casato. Sì, perdi un po' la cosa. Nella girone B non c'è una persona che tipo gli fa proprio: ne possiamo fare un'altra al volo? Cioè, si vede proprio che sono loro i primi a chiederla come cosa. Bravo, ci sta. E vuoi vedere che ne fa altri? Ma nemmeno ne fa pure 6-7. Cercare di fa. Mantenere questa regolarità non è facile. Non è facile, sì, perché sì, sì, è proprio una cosa felice, di chi, ma stanco, sì, sì. Di chi gioca proprio a calcio, perché sennò si raffredda, rischia di farsi pure male. Comunque sapete che c'ha un'età. 15 su 30, vediamo come parte. Parte con la parata di Ragnar. Occhio. Si tiene subito. Però mettila, fermala sta palla. Ma perché non, la gente non capisce? Cioè, boh, forse è perché lo vedo io da fuori che è più se... Bella! Boh, secondo me no, non è... Cioè, in movimento, anzi, boh, è meglio. Dai più potenza sul pallone, cioè la scarichi sì, di più perché c'ha già il moto rotatorio. Però da fermo segna sempre. Cioè, ci sarà un motivo. Forse se piazza peggio lui, boh. Questa è paratona, Bella! Quando vuole la certezza va rasoterra sull'angolo buggato. Alla movimento tiri più forte, questa è una gran cazzata, Axel. No, ma capisco qual è la cosa, però tanto lo sai, cioè Ragnar a palla ferma soffre, quindi cioè guarda, zio porco, gli hanno sparato. Ma che è quel taglio? Ora spingere. 21esimo. Dai, crediamoci. Superiamo 50. 21 su 40, ragazzi. Ma sta killando, Come direbbe qualcuno. Calma, beh, ma è forte. Calma, emozionantissimo. Ti posso dire, non tira
C'è gente che tira molto meglio. Cioè, tira molto basic come roba. Tira forte. Sicuramente tira una sveglia di collo fissa. Però. Sì, mi sto prendendo perché è anche una sfida personale. Posso dire, cioè, Ragnar gliela parati abbastanza. Che potevano essere belle parate, uomo. Uomo Valhalla. Ottimista, sempre di potercela fare. Poi, non far morire il treno. Dai, il trenino, dai. Ci devo credere. Perché se non credi tu in te stesso, non lo farà nessuno per te. Quindi io devo tirare. Bravo, sono d'accordo con te. Destino, ce la devo mettere tutta, poi non ce la faccio, faccio i complimenti. È la prima volta, volta che troviamo uno con questa mentalità qui. Che da questo... Perché? Perché prima di tutto credere in se stessi, secondo poi, quando si è tristi, pensare sempre che non può più fare buio quanto mezzanotte. Terzo poi, ogni sera alle 21, The Real Marza in stream su Twitch che vi porta avanti la serata. Ma io ti dico la verità, il momento più buio è appena prima che sorga il sole, non è a mezzanotte. Primo, stai di una cazzata, secondo poi se uno ti guarda e mentre vabbè, tu sei un po' buttato giù, ti dice guarda non ti preoccupare perché non può diventare più buio di mezzanotte, non gli dici wow che grande frase, ti faccio i miei complimenti. Dai, oh, è una bella frase, dai. No, è bella, però. E allora, anche se uno ti guarda. Sempre a fare come... questo realismo. Ma viviamo sui social, ma che realismo vuoi fare, Francesco? Harley Dent, in Batman, ti dice il momento più buio della notte è appena prima che sorga il sole. Tu, se uno te lo dice così, non ti sale la ciolla, scusa. La ciolla. Ci sta, almeno. Vuole fare il record. Ti ripeto, sei l'incarnazione di chi, come dici tu, parte dal basso senza l'aiuto di nessuno, arriva dove cazzo vuole. Ma magari. Perché, no, senza l'aiuto di nessuno, perché questo, il calcio, è un mondo che ragazzi... Arvi dentro, mi cagate il cazzo, non l'ho visto. Per niente, però... Scusa, come non l'hai visto, Marzo? Come facevi a sapere di questa frase? No, vabbè, l'ho vista la trilogia di Nolan, ma perché era Nolan, poi di Batman non me ne frega un cazzo. Ho a che fare che con sta? Gente che comunque il calcio lo mastica veramente. Ambigo. È un ambiente dove non è facile. Dove è un ambiente. Il calcio è un ambiente difficile. Non è totalmente comunque veramente Robert Lewandowski. È vero, ci prende tantissimo. Ma magari si abbattono perché magari sai uno gioca di più per determinati motivi. Non deve mai ma quello non lui sbaglia il ragazzo. Tu scusami, tu. Io ho fatto tanta panchina nella mia vita. Soprattutto da ragazzo, giocavo in Serie C, ero fuori casa, 18 anni, 19 anni. Sì, no, Marzo, però lui in panchina, nel senso che c'era una partita e lo mettevano in panchina, non cascava. No, io stavo al cavo e mi sedevo. Io scavalcavo proprio il campetto e mi sedevo là perché è più comodo. Oggettivamente ci stavano i seggiolini e quindi andavamo a fumare nel campetto. Però comunque in panchina stavo. In una stanza perché tutti vogliono giocare, tutti vogliono mettere il proprio nome sui giornali per segnare. Sì, vabbè, non è che mi devi raccontare la storia della tua vita, io... Sarebbe anche interessante, magari, no? Io voglio vedere i tiri, oh! 21 su 40, no, ma si entra nel giro importante, eh? Alziamo subito! Bello! Ma la pigli, io, ragazzi, tifo perché faccia 48, perché voglio che rimanga CR Sperma prima. Mamma, bella parata questa. Bravo! No, cioè questa è imparabile, sì, questa è imparata chiunque, Mog de Gea te la prendeva questa. Capace che invece, frate, quelli di Serie A la prendono questa. È quella la roba assurda. Ma perché però... magari capiscono e anticipano, però ho fatto sì, un tiro sì, lucido. Sì. No, ma queste non le puoi prendere, queste infatti non c'ha colpe di nessun tipo. Cazzo devi fare, sì. Ma pure perché partono delle sveglie... Ah sì, fotocopia. Porco due, fratello, stamina, eh. Bella. Che cazzo sta succedendo, raga? Questo lo fa veramente. Tendono. Oh, fuori? Non è il gol. Dai che ci arrivi. No, metà che non ci arrivi, ragno. Che gli fa? Mo' gli cambia angolo. Mo' gli cambia angolo perché Ragnar mo' proverà a andare a partire d'anticipo. Invece no, continua. Ma lo guarda già, ma c'è la cosa del calciatore che guarda. Mentre magari io guarderei per terra sulla palla e poi altro dopo che ho calciato, lui guarda e reagisce in base a come si muove. T'ho detto che cambia. Eh sì, consiglio detto, quando fai possesso palla, ti fanno portare la palla a testa alta. Va bene, raga, devo mollare, ragazzi. Non ti azzardare a mollare, Anto. Non ti devi azzardare. Guarda che belli terroni, Madonna, grazie.
50 tiri fatti, 28 gol. Lo sapevamo, ti abbiamo caricato, sì. Ma non a caso. Per me quanto fa? Beh, così 50 lo può fare. I pronostici erano... No, frate, può fare record letteralmente dei 2 anni e mezzo di 100 tiri, oh. Cioè, così, così lo supera a livello 28 su 50 fa 56. Fa... Cioè, potrebbe superare Moscardelli. Qualcuno di merda in mezzo lo fai quando ti avvicini alla fine perché ti inizia a cacare sotto. Quindi secondo me è 50, però è fatti... Potrebbe essere. Perché sì, sapevamo comunque... Prenghe, Senku, Gio, Bento, Maggiamma, grazie per il tabù. Bella, con un palo che ci siamo alzati tutti. Perché pensavamo fosse gol. Sempre detto, il portiere è un sottovalutato. Secondo me arriveremo lì in pelo. Se un fenomeno, se non la prendi sei un coglione. Alcune non sono prendibili. Speriamo che questo centimetro oggi premia il sottoscritto. Senti, ma ti rompono un po' le scatole che dicono perché tiri sempre, perché tiri sempre. I commenti alla GOAT sono... Ma Manfredi, ma sta zitto, ma parlano solo da GOAT, ma con tutta l'amore del mondo, ma che stiamo qua a piazze per culo? Questa è una flefa. Vabbè, andiamocela! Da 51 a 60... L'ho visto dalla caricata. Siamo a 28 gol! No! Invece... Sì, ma è super gonfio? Sì, però, cioè, allora, io... Ok, però, cioè, io mo da metto a 0,25 e te faccio vedere come casca Ragnar. Io mo, per carità, che devi capire prima, perché... Però... No, no, questo è un altro! No, questo era bello! Volevo vedere l'altro prima di qui! Eccolo! No, è sempre quello bello! È il 29 che mi piace! Eccolo! Come? È questo! Ecco! Dai! Dai, frate, gli hanno messo un cookies! Gli hanno messo un cookies lì in basso! Gli hanno detto, ehi, guarda questi guanti Adidas! Vieni, e ti accorgi che lui tira tanto forte? Per forza devi anticipare, se no non ci arrivi! Ok, però a questo punto, scusa, anticipa dove sta tirando letteralmente da 15 minuti! Sì. Cioè, continua a buttarsi a sinistra! Fa il rumore del super salame. Ma laggi un Madrillo come è gasato. Gaspus, ben tornato, Faraone, grazie per i 6. Oddio, fa un atto in faccia. È bella parata questa. No, parata. Quella è bella presa. Mazza. No, non è entrata. Ho preso il palo fuori. Fuori. Ma figa il Manfred. Di tre belle parate, oh! Fuori! Guardala, guarda! Non mollare. Si sta agitando! No, fate il cambio! Non mollare perché ce l'hai! Sta parando l'impossibile, ragazzi! Sta parando l'impossibile! Gli ha parato bei tiri, sta facendo belle parate. Ammazza, sta serie ha fatto una sbraga di belle parate. Gabri, andiamo Brian, con la serie, dai. Esatto. 32 su 60. Da 61 ne deve fare almeno a 70. Altri. Deve arrivare a 60, a 38. È importante la questa, porca con miseria. Lo devo guardare, lo devo guardare se fa il passettino all'inizio. Nodi, Marzon, Nodi, non è vero. 35. Cazzo, gliel'ha bloccata. Calma, testa, sono un po' stanco. 35. Ma è come la mandria. Mazza che sbergia, fratelli. Partono delle robe tipo a 60 km all'ora, davvero. Però brutta serie, eh. 4 gol, brutta. Bravo. Questa è fondamentale. Mentre faccio il 50% musica, anticipa proprio. Ma sembra la musica delle intro di Capo di Squared. 50% che adesso è difficile da mantenere. Clamoroso sto video, ragazzi. Complimenti al ragno. Clamorosamente. Sono emozionato io perché. Oddio, il ragno. Guarda il ragno. Flashback dell'Afghanistan. Guarda, l'è sconvolto. Che cazzo c'ha? Questa è veramente un'incognita. Io voglio vedere voi cosa direste. Ma più che altro, come finisce? Più che altro, posso dire che è un botta risposta perché.
No, è una prestazione mostro da parte di entrambi. Cioè, parate assurde assurdo, di Rag assurdo, e gol incredibili. Sono proprio d'accordo. È vero, dai. Quindi io veramente. No, no, è vero, è vero. Non sto cercando di bene. Se non parava bene contro te, questo erano gol tutti. No, ma tra l'altro i gol erano quasi tutti imparabili. Sì, ragazzi, sì. Posso dire una roba? Se si continua così, l'ultima serie, quanta tensione ci sarà. Vabbè. Andiamo, è quello che vogliamo tutti. Ma questo lo sente, tipo, se sta a giocare le chiavi di casa. Sì. Si vede che è abbastanza tenuta la cosa, ci sta. Dai. 36 su... Come alla fine della fiera, regà, cioè lui comunque è un, tra virgolette, signor nessuno che va a fare un video importante su un canale importante, come diceva... Calciatore, dai. Sì, no, sì, per carità, però magari non famoso, che c'ha un attimo di cosa. Come diceva un grande streamer, ragazzi, che una volta ha lasciato addirittura far vincere altre persone in un torneo, meglio a loro 1000 euro che a me, che io non ci faccio niente. Un piccolo flex. Erano 400. Lorenzo, tu non puoi essere in quel modo nel tuo nickname, quindi non ti posso ringraziare. Impara, grazie Lolli, bentornato, my man. Thank you. 70. Il destino è su Antonio Giulio Picci. Si parte col 71esimo. Cazzo, era già lì, Lautaro ti facendo gol, ma Lautaro non ci va neanche. Picci non famoso, è famoso da almeno 5 anni. Ragazzi, famoso nel momento in cui parli di calciatori, penso si sappia cosa si intende. Cioè, si intende giocare in Serie A, ok? Cioè, no, giocare... No. E dice no. Giocare in... Giocare. Solo tu non lo conoscevi. Vabbè, raga, ok. Scusate. Non ci si paga l'affitto con il fatto che le persone sanno come ti chiami, Cioè, mi raccomando. Ma però dai, Serie B sì, Crick, Andri, bentornati, oddio. Serie B c'è campi, meno di te, ma c'è campi. Sì! Ma chi è sto Picci? No, mi dispiace. Sì! No, Spara Ragnar! Sono ancora qua! Parte di gol, Ragnar, non puoi dirlo! No! Dai, Suarez! Urlo del Picci! Urlo dell'Antonino! Guarda Ragnar come muore! Come... Cioè, si sta, ragazzi! Non si è mai impegnato così, guardate. Lui c'ha il dolore, raga, figurati io che ho fatto 80 tiri. Oh. Ci sono 20 tiri. 20 tiri, 42. Oddio, 20 tiri per fa 9, 20 tiri per fa 10 gol. Devi fare 50% e fa il record della 100 tiri. Holy shit. Uno di voi due sì, qua può scrivere la storia. Che cosa si intende con ci campi, ragazzi? Però, io non so perché mi trovo un sangue perché qui. Perché ovviamente qui non capisco lo filo più alto, quello di una mano, c'è campi. Ma sono gli scaldavoglie del di campare proprio che riesce ad avere il pane a tavola, sì. Riccone, grazie per i 100 bit, my man. Fortissimo. Se non lavorare altri 100 tiri. Ma io lo sapevo. Datemi un mese di vacanza e poi ci vediamo. Non lo diciamo. Come, ragazzi, è una persona molto ricca. È così che si chiama, lo potete vedere sopra nella chat. Zero. Tanta gente parla. Zero. Quanta gente parla? Nessuno. Allora, ci proviamo. Che stanno a dire? Rush finale, 20 tiri. Però signori, devi fare 9 per eguagliare il Mosca, perché per campare me campare quello vuol dire, scusami, puoi mettere no, sì, no, stop, no, campare ma ragazzi, cosa, mi stanno dicendo in Serie C fanno anche 10.000 euro al mese. Stipendio, poi. Sì, ma ragazzi, scusatemi, qua stiamo parlando che sei uno che comunque fino a quanto vuoi giocare poi. Cioè, devi camparci poi una vita. Boh, ragazzi, io devo essere proprio onesto. Quanto guadagnano in Serie C? Qua si parla di 30.000 euro all'anno. Boh, 10.000 euro al mese in Serie C. Magari, cioè, ci può stare. I calciatori più pagati in Serie C 888 Sport. È un sito interessante. Comunque, come PC si vendeva le partite? Ma che cazzo dici? Ma è no, fake. Quello non credo, Marzo. Non credo sia una scemenza. Ecco, va. Come cerca PC calcio scommesse? Scusami, cerca. Scusami un attimo, giusto per capire un attimo il background. No, che ragazzi, cazzo dici? 888 Scorpio, grazie per i due. No, non credo, no, ma non lo cerchiamo. È indagato. No, ma regà, ma non è vero. Che cazzo sta a dire? Scemenza. Dai, andiamo a vedere gli ultimi 20 tiri di Antonio Picci, l'indagato di Serie C. Michele Deca, Barto di Dolori, bentornati. 10 per superarlo. Dio calcistico Cecentera a livello proprio di attaccante. 10 per superarlo e fare il record assoluto. Andiamo. 50 dai, per dai, 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 Anto, non mollare. Dai, Anto. Dai. Da 81 a 90.
Li fa 52 Marzo secondo te? Sta a 42, li fa 10 su 20? No, per me è 50. A 50? Detto prima. 42! Cazzo, sarebbe greve. Sto facendo peccato. Fatica, mi fa male il polpaccio. Ora veramente, veramente adesso è duro. Oh, regà, ora però è duro. Comunque io un sono anche un po' indeciso se che muoverla. Ha giocato in Serie C e non c'ha una lira. Quindi io non so, forse state parlando del fenomeno in Serie C che è destinato ad andare più avanti, perché io secondo me non è così. Poi magari ragazzi, 10.000 in Serie C al mese, no, sta di una cazzata, mi dispiace davvero sta brutta notizia, fine. Nel senso, poi campà o non campà era un altro il discorso. Quando io dico, se uno dice calciatore famoso, nessuno ti dirà mai un calciatore di Serie C, a meno che non è uno che agli ultimi anni della carriera scende in Serie C, tipo Buffon o via dicendo. Tutto questo ha dichiarato: non sapevo come saldare i debiti e ha venduto alcune partite. A me dicono ha avuto 18 mesi di squalifica, ha dichiarato non sapevo come saldare i debiti e ha venduto alcune partite. No, ma Alessandro, sfortunatamente l'hai letto su web. Warrior, grazie per i tre. Andiamo a vedere questi capito, ultimi 20 tiri, ragazzi. Bel 20 tiri importanti. Stiamo parlando della media delle persone, non il fenomeno. 20 tiri, belli, dove deve fare 10 gol, bei 20 tiri. Se tira da fermo. Perché non sto bene. Per il record! Oh, non ti incazzare! No! Brutto sto tiro, brutto, qua, dai, prima, sprecato! Vero. Questo non entra, ci sta! Due! No, raga, li sta sprecando, li sta sprecando, serve un entrare, attimo! Non può entrare, non ce la fa più! No, ragazzi, Ragnar sta a fare delle parate illegali, oh! Forte! Ok! Con calma! 43, poi no, dai! Dai. Cosa sto combinando, non mollo. Peccato, ragazzi, che ha fregato quelli, mannaggia. Chiunque sarebbe crollato psicologicamente. Oh! Ma io non ho sempre posto Antonio Picci, nel senso, comunque è importante. Oddio, 45 gol pareggia, va a terzo in posizione. Con un gol in più prendi i mister di zona, con 49 CR sperma. Mi mancano 10 più quelli che mancano qua, no? Sì, prendo sì, forza sì, dall'errore. Ne devi fare altri due per stare in serie bene. Che culo. Peccato. Che culo. Che culo, no! Che culo. Mannaggia. Devi fare sti due. Ancora. L'ottesimo! Vabbè, dai. Andiamo tutti, ragazzi. Dai, che riaspelsa, benvenuto. Signori, deve fare... Abbracciamoci perché comunque vada. È stata una cosa pazzesca. Emozionale. Comunque vada sul numero uno. Grazie a te. Grazie. Comunque vada. L'ultima serie, ragazzi, sarà qualcosa di 50 clamoroso. Che ho detto io. No, devi fare 48 pali, un po' riparate. Quanto è il minimo che ha fatto in una serie? Almeno 3, no? Sta a 45. Se fa 4 pareggia il record della girone B. Se fa 5 fa 50. Se fa 6 pareggia pareggia Moscardelli. Se fa 7 ma mi sa record, che, ma... No, dico il minimo che ha fatto in una serie. Mi sa che è stato 4. Sì, eh? Tipo 4 no. Roba del genere. Però dai, è dura per chiunque faccia questa. Ah, 46 sta questa challenge, ragazzi. Ah no, è vero, 46 è vero, vero. Siate preparati a livello fisico perché 50 allora sono ancora in lizza. Veramente veramente dura prova. C'è mia figlia che ieri. No, teoricamente può pareggiare Moscardelli. Papà, devi fare record. Sì, però è facile. Siamo qui, Giulia, tanto. Speriamo di riuscire. Dio merda, Ciccio, braccio, bentornato. No, tiriamo lo stesso. All'inizio ho detto che sta stanco. Andiamo. Siamo qui per... Scusa, ma chi è lui? Perché ha spawnato Lugozzi? Così da lui? Oddio! L'editor! Questo mi sta guardando in chat in questo momento, sicuramente. Lui è l'editor sempre della gente. Hai preso una clamorosa prima lì. Questa hai editato bene. Perché mi piace? Sai perché mi stai piacendo? Stai difendendo con le unghie e con i denti il record del mondo. No, questo, ma si dovrebbe vedere il monte ingaggi del Benevento, scimmia. Allo spettacolo finale. Comunque vada, è stato un piacere. Anche per me, Ragno, in bocca al lupo. 4 per fare il top del girone, però. 4 per superare Cere Spera il girone. Questo metto che è piano meno di me. 3 per pareggiarlo. E poi si incontrano i pali. Primo tiro per il 47. Aia. 1. Aia. 2. Aia. La tensione. Ragazzi, incredibile. 3! Dai, Anto! L'hai già fatto, l'hai già fatto! Questo è fatto! Psicodramma! Ecco! Sta parando l'impossibile. Parata, ammazza, eh!
Ma ragazzi, non fa un gol nella seconda serie, impazzisco. Follia, no, ragazzi. Ma che sta parando? No, ma non hai capito, gli sta urlando la merda pulita, gli sta urlando. No, sei ha detto. La merda pulita, Marzo. Ogni volta, una volta almeno nella 100 tiri gli urla la clean sheet. Quindi se, okay. Sì, si mette a fare tipo 1 2 li conta fino a 10, la merda pulita. No! Ma non mi di! Dai, Aldo! Che peccato. 47. Oh, vi dico una roba. Non ho fatto il record, ma come tiro io non tira nessuno. Ma eccolo. Comunque è molto, è veramente molto egocentrico il ragazzo. Poi commentate anche tira, voi come tiro io. Tirata, sì, però, ci dai. Sta, ci sta. Non tira nessuno. Se li fa entrambi però va. Molto modesto, viva la modestia, ci sta. Peccato, cazzo. Follia. Peccato. Bravissimo tu, eh. Oggi ti sei impegnato. Cioè, raga, non ha preso manco CR sperma, non ha preso. 47. Peccato. Cazzo, 50 era realistico, mannaggia. Cazzo, ha fatto un gol l'ultima serie, fratello. Penso mai, penso non sia mai successo. Alto. Cavolo, chi se ne frega. Chi se ne frega, chi se ne frega. L'ultima serie non l'abbiamo mancato quel pizzico di fortuna. 4 pa- Ma ragazzi, ha fatto, guarda, 47 gol, 41 parati, non l'ha mai fatti a nessuno, eh. Tiri fuori 5, so un cazzo di niente. Ha fatto Sì, palle, attraverso. Aveva effettivamente tirato molto bene, mazza, Pali. Pure a livello di precisione. Due grandi parate. Due, tre grandi parate, tre grandi, non ricordo parate. Neanche, bravissimo, bravissimo il ragno, si è impegnato. Ti impegni così tanto e sfiori di essere il primo, no? Però penso che ringrazio innanzitutto te, il ragno, per l'impegno profuso. La più bella. Bravo, ragazzi. Oggi bravissimo. Chiedo scusa a tutti coloro. No, scusa a tutti ragazzi, coloro. Io lo dico chiaro e tondo, se avessi parlato con la stessa intensità come ho parlato con lui, forse penso che il primo sarebbe neanche la metà. Veramente mi dispiace per tutti coloro che mi hanno sostenuto, ci hanno creduto, ci hanno messo a prova. Ma non è che non ci hai provato, non ci sei riuscito. Bravo Ragnar! Finalmente qualche commento decente su Ragnar? No. Ragnar mostruoso questa volta. Beh, ma ci sta. Ha fatto la miglior prestazione di sempre. Ma è giusto. Infatti è veramente giusto. Con il Ragnar solito era 60 13. Tranquillo. Ma infatti c'ha ragione. Cioè Ragnar ha fatto belle parate. No, infatti sì, ha fatto un paro di cappellate. Ma gli sta, eh. Però mazza, no, però in totale su 100